del mondo della cultura, delle associazioni. Vi assicuro che una mostra implica un impegno veramente straordinario. Io ovviamente ringrazio in maniera particolare i collaboratori della Diocesi, dell'Ufficio dei Beni Culturali e delle varie istituzioni culturali, perché so quanto hanno lavorato. I beni culturali noi li custodiamo non per noi, e ciascuno per la sua parte siamo debitori nei confronti di tutti coloro che potrebbero usufruirne. Data di nascita di Federico, appunto, al 1508 la morte di Guidobaldo. Paola Carbonelli ha ricostruito il legame affettivo con quello che è stato perso e che potrebbe tornare. È uno stato simbolo, come scrive Fulvio Cervini, che è assieme a Lucia Bertolini, svincolatore. La mostra di Gubbio, al pari di quella di Urbino, nasce dall'occasione, quella dei 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro, che nasce a Gubbio il 7 giugno 1422. A Gubbio lui ha lasciato il cuore e l'anima, come scrive in una lettera. Ciò che abbiamo cercato di fare, almeno qui a Gubbio, è di mostrare quelle che erano le singolarità di Federico da Montefeltro. Era un uomo d'arme, era un uomo di lettere, era un uomo che si occupava di architettura, si occupava di trattatistica, quindi aveva letto molto, e ciò che facciamo nella mostra, ciò che il visitatore riuscirà a vedere, è non tanto la grandezza della biblioteca di Urbino, che come noto si trova nella Biblioteca Apostolica Vaticana, quanto capire cosa in realtà Federico aveva letto. Lo svolgimento della mostra è su tre sedi prestigiose, il Palazzo Ducale, che è quello in cui ci troviamo adesso, realizzato da Francesco Di Giorgio, unendo questo edificio, questa sala, con quelle attigue, che erano l'antico Palazzo della Guardia, una delle magistrature di Gubbio, con altri edifici, un bellissimo cortile che ha come esempio quello del Palazzo Ducale di Gubbio. Poi c'è il Palazzo dei Consoli, più a valle, e il Museo Diocesano. Qui siamo nel cortile del Palazzo Ducale, che è probabilmente l'elemento più notevole dell'intero palazzo. L'intero palazzo è una ristrutturazione, chiamiamola così, con una novità, quella del cortile, che mette assieme edifici diversi. Era l'antica piazza che si trovava di fronte alla cattedrale, che è stata inglobata poi nel palazzo. Palazzo Ducale di Gubbio è verosimilmente la prima architettura civile di cui Francesco Di Giorgio si occupa non appena entra a servizio di Federico da Montefeltro. E poi la parte della professoressa Nicoletta Guidobaldi che riguarda la cultura che gravita intorno allo studiolo. Ecco Federico che volge il suo sguardo verso le sue terre, verso il Montefeltro. Arriverà una sorpresa straordinaria, la conservazione del colore originale. Le prime sono monete con i vari ritratti di Guidobaldo. Che diventerà, ce ne sono molte sparse in Italia di forme di questo genere. Le virtù sono una delle poche tracce di una decorazione profana eseguita da Antonio Nello. Thank you.
Ecco, il caso vuole che noi conosciamo molti documenti su Bernardino di Nanni di Ruggeri, ma nessuna opera certa. Che si innamora di Briseide, è tutta una storia d'amore complessissima. Qui nel Palazzo Ducale si prende in considerazione l'architetto che l'ha realizzato, quindi Francesco Di Giorgio. Si sono cercati di riportare a casa quei pezzi dispersi che sapevamo essere anche all'estero, quindi abbiamo tentato di recuperarli soltanto per l'occasione della mostra, gli arredi. Una specialità, se posso dire così, di questa mostra Agubina è mostrare i volti di tutti coloro, i grandi della penisola italiana, per i quali Federico ha avuto amicizia, affetto e per i quali ha combattuto, il re di Napoli, per esempio, il duca di Milano. Soprattutto indica alle volte che è il
politica e molto di lontano. Chi era così? Sì. Grazie. Quello lì non l'ho fotografato, io credo che avessi delle foto. Fotografato di lei, forse lei, non va bene. Eccola. Rilassi. Ma va benissimo, così, perfetto. Ok, questo adesso è un fotografo. Questo è straordinario. Bravo, capito? È vero? Sì, sono di molta. Grazie. Federico visse in un momento proprio di reinterpretazione della questione astrologica però c'è una diversità straordinaria tra lui e i suoi contemporanei. Federico Montefeltro è uno che può disputare della questione astrologica con competenze di tipo matematico, geometrico soprattutto veniva a discutere di tale questioni con i suoi partecipanti alla corte. Devo sottolineare il fatto che alla corte di Federico erano presenti, secondo le testimonianze archivistiche, due astrologi di grande importanza, Jacopo da Spira e Paolo di Middelburg. Qui sono raccolte appunto anche le testimonianze relative all'aggettistica utilizzata all'interno della corte per individuare la positura e le distanze celesti. Proprio perché dai tempi di Omero una guerra ha senso se viene raccontata, se viene rappresentata. Questa curiosità per l'arma e la guerra. Nello studiolo di Urbino, così come nella pala di Brera di Piero della Francesca, Federico da Montefeltro si rappresenta sempre in armatura. Addirittura Urbino indossa l'armatura per leggere un libro insieme al figlio. Cosa significa? Che per Federico da Montefeltro la guerra e la cultura non sono due attività antitetiche, ma sono entrambe parti essenziali e indispensabili dell'azione di governo. Questa è la convinzione che ci ha guidato nell'allestire questa sezione della mostra, che in realtà propone due narrazioni diverse, ma che interagiscono continuamente tra loro. Da un lato vogliamo rappresentare le gesta di Federico Condottiero,
e quindi ragionare sulla guerra, su come si faceva, ma anche e soprattutto su come si rappresentava. L'altra narrazione riguarda il Federico umanista, il Federico lettore, il Federico colto, il Federico bibliografo e bibliofilo, il raccoglitore di codici, che è tutt'uno con il Federico condottiero, perché per Federico la guerra si fa anche con i libri e in un certo senso la cultura si fa anche con le armi, perché sia le armi che i libri sono opere d'arte necessarie all'azione di governo, alla formazione di un principe e quindi alla costruzione di un mondo governato dalla saggezza più che dalla forza. All'interno della mostra si troveranno prima di tutto i prodromi culturali di Federico all'interno del contesto appunto eugubino. Gubbio è una straordinaria fucina nella prima metà del Trecento di ricezione della parola dantesca perché a Gubbio è stato trascritto il più antico manoscritto della Vita Nova, addirittura databile intorno al 1310, quando Dante è ancora vivo, e pochissimo tempo dopo la morte di Dante, un Ubaldo da Gubbio parla di un Dante preso dalla lussuria e discute la sua monarchia. Ecco, all'interno di questa lunga tradizione dantesca propria di Gubbio si colloca benissimo quello che è poi lo sviluppo della cultura eugubina e di Federico negli anni successivi.